Bene, cari amici di tuttoandroid.net, come vedete abbiamo un nuovissimo Samsung Galaxy S. Samsung Galaxy S, che è l'ultimo terminale di Samsung con sistema operativo Android, insieme al Corby, e che andiamo subito a vedere. Eccolo qui, questo è il terminale. Andiamo subito a togliere anche la copertina e andiamo a vedere cosa c'è dentro la scatola. Semplice custodia. Qui dentro abbiamo i vari manuali, un diciamo foglio introduttivo al Galaxy S con tutte le sue funzioni e al suo schermo Super AMOLED, batteria da 1500 mAh, cuffie molto belle, in-ear, funzionano benissimo, originali Samsung, con solamente un pulsante funzione. Poi abbiamo carica batterie compresa britannica, perché abbiamo preso in Inghilterra questo terminale, con micro USB, e per ultimo il cavo dati micro USB. Andiamo però a montare a questo punto il terminale. Per aprire la scocca basta alzare da questa fessura e si apre molto facilmente. Non abbiamo inclusa una SD card, in quanto il telefono ha già 8 GB di memoria, ma noi ci mettiamo lo stesso la nostra SD, anch'essa da 8 GB. Mettiamo per ultimo la batteria e richiudiamo la scocca. Come vedete è tutto d'incastro. Andiamo a accendere il terminale. A primo impatto lo schermo è magnifico. Il nero è un vero nero, i bianchi sono bianchi, non ha quegli effetti giallognoli che magari, o azzurrini che magari possono avere, che ne so, gli AMOLED. Anche la qualità audio, sia nelle cuffie che nelle casse che abbiamo qua dietro, è ottimo. Ma andiamo a vedere cosa troviamo intorno al telefono. Parte superiore jack da 3,5 e questo sportellino, che dentro sotto troviamo la porta micro USB. Molto comoda per non farci entrare la polvere. Lato sinistro abbiamo il bilanciere del volume e questo buchino per metterci un cordino, penso. Nella parte inferiore non abbiamo niente tranne il microfono, come vedete. Questo è solo l'incastro per appunto rimuovere la scocca. Parte destra abbiamo solo il tasto di accensione, spegnimento, standby. Dietro la fotocamera da 5 megapixel con possibilità di registrare in HD a 720p. Continuate a seguirci per vedere i test che abbiamo fatto, le casse e le varie scritte con Google e Samsung. Con Google solo perché è Android, ha il sistema operativo Android, non perché è Google Experience. Parte davanti abbiamo lo speaker, la videocamera anteriore, sensore di luminosità e di prossimità, due tasti touch button, un tasto fisico che è il tasto home, e un display da oltre 4 pollici a Super AMOLED. Questa è la famosa TouchWiz 3.0, che come potete notare è molto 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 simile a quella all'interfaccia di iPhone. Per questo però dedicheremo un altro video dove guarderemo una per una le applicazioni e le varie funzioni di questa TouchWiz
TouchWiz, scusate, e del cellulare in sé. Per ora è tutto, da Michael per tuttoandroid.net. Ciao a tutti!